Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi voglio consigliare e sconsigliare dei prodotti a marchio DM. Io i prodotti Balea, prodotti al verde, comunque prodotti dei vari DM, li utilizzo da tantissimi anni quando ancora in Italia non si trovavano e li acquistavo quando andavo a Berlino, me li facevo spedire da amici e quindi insomma sono abbastanza ferrata su prodotti e con gli anni mi sono fatta anche un'idea di cose che mi piacciono di più, cose che mi piacciono di meno e siccome spesso è capitato magari di persone che mi chiedevano dei consigli, qual è secondo te il prodotto migliore, cosa invece magari è meglio lasciare sullo scaffale, prendere altro, insomma consigli vari, e quindi ho deciso di racchiuderli in un video. Allora, intanto inizierei con i prodotti al verde. Al verde è un marchio del DM, è un marchio biologico certificato. È un po', diciamo, come qualità e come anche prezzi si avvicinano a quelli della Lidl, della linea naturale, appunto, certificata. Siamo un po' su quella scia lì, comunque sono prodotti biologici tedeschi da discount. Sicuramente la cosa che vi consiglio di più e che più mi piace è il burro cacao classico di Alverde, quello alla calendula. Ho provato negli anni anche vari altri burro cacao, shimmer, cose varie, insomma, di Alverde, ma non li ho mai trovati al pari di quel burro cacao alla calendula, che secondo me è il migliore, ma non solo per quanto riguarda i prodotti labbra del DM, ma in generale è un burro cacao che vi straconsiglio perché è buonissimo, è nutriente, non ha una profumazione particolare e costa poco, quindi assolutamente ve lo straconsiglio. Un'altra cosa che vi consiglio sono i saponi solidi. Adesso si può trovare, mi sembra, quello alla lavanda e quello all'arancia, se non erro. Comunque un po' tutti i saponi solidi sono fantastici, anche qua costano poco, durano tanto, non seccano la pelle, hanno delle buone profumazioni delicate e sono assolutamente validissimi. Un'altra cosa che negli anni ho comprato e ricomprato, perché io appunto vi sto consigliando quei prodotti che negli anni ho sempre riacquistato più volte, un'altra cosa appunto che ho acquistato parecchie volte è il siero per i capelli, quello all'avocado. Io vi mostro una foto di quello che provai al tempo. Credo che sia cambiato il pack del prodotto, comunque è un siero fantastico, non appesantisce i capelli, li va a nutrire, non li va a sporcare, ma anche qua non ha una profumazione particolare, più che altro vi dura tantissimo perché basta poco prodotto. Veramente un buon siero per capelli. Vi consiglio inoltre anche i vari burro corpo che ci sono, c'è quello alla macadamia, ce n'è uno che è un po' più leggero all'aloe, comunque in generale sono dei burro corpo validi, buoni, dei bei barattoloni, ma c'è anche la mini taglia se magari volete provarlo prima di buttarvi sulla taglia grande, e anche questi sono dei prodotti ottimi. Vi consiglio poi gel doccia, anche se devo dire la verità, non mi piacciono particolarmente le profumazioni, cioè in genere fanno delle accoppiate di profumi che a me non piacciono, però come qualità di gel doccia è buono, costa poco, non secca la pelle, lava bene a buon inci, quindi se volete provarli vi consiglio anche quelli. Per quanto riguarda invece il make-up, i prodotti di Alverde sono un po', per quanto riguarda il make-up, un po' così, nel senso, alcuni sono buonissimi, altri no. Comunque vi consiglio i blush sono molto molto carini, costano poco, ci sono varie colorazioni e quindi ve li straconsiglio. Di Alverde però ci sono anche dei prodotti che per quanto mi riguarda non sono dei prodotti così fantastici e che in genere ho capito dopo averne provati svariati che non fanno per me, e sono i solari. I solari al verde a me non piacciono perché fanno dei pastoni giganti, dei pastoni bianchi che non vanno via con niente, non si spalmano, non si risciacquano. Non lo metterei neanche a un bambino, ecco, perché veramente vi crea uno strato alto così, anche se mettete proprio poco prodotto bianco, e quindi no. Un'altra cosa che sconsiglio sono i balsamo per i capelli, non ho trovato niente di che, nel senso non districano molto bene, ce ne vuole tanto, non ammorbidiscono particolarmente i capelli, e quindi ecco, i balsamo io in genere ho capito che per i miei capelli non vanno bene.
Ed infine una linea che a me non piace di Alverde, ma io ne ho sentito parlare molto bene, devo essere sincera. Io ho provato tutta la linea completa e non mi è piaciuto niente di quella linea. È la linea quella acqua, con tipo le alghe, mi sembra, sul pack trasparente col tappo azzurro e mi sembra ci sia un'alghina come foto. Ho provato di meglio, ecco, non sono stati dei prodotti fantastici, so che a molte è piaciuta invece quella linea, a me no. Poi, passando a prodotti Balea, allora intanto vi consiglio gli spray per le scarpe e per i piedi, uno qualunque va bene, ce ne sono che costano di più, che costano di meno, in questo caso io ad esempio ho questo. Io li utilizzo solo per le scarpe, sono dei prodotti fantastici perché tolgono i cattivi odori dalle scarpe, ma non si va a mixare la profumazione del deodorante con il puzzo dei piedi, ecco che è una cosa orribile, toglie l'odore e profuma, quindi fantastico, costano poco, ne ho provati e utilizzati quantità industriali, quando ancora i DM non erano in Italia e magari mi capitava di andare a Berlino, ne compravo 5, 6, 7 confezioni per avere la scorta, mi piacciono tantissimo. Altro prodotto di Balea che vi straconsiglio, e qua ne vedete alcuni ma ne ho altri, tra l'altro ho fatto un video svuota la spesa di M, Tigotà, no, di M, Lidl e Tiger, vi lascio il link tra le schede di quel video dove vi mostro appunto questi deodoranti e giù nell'info box vi lascio tutta la lista delle varie recensioni che ho fatto sia dei prodotti Alverde sia dei prodotti Balea, così potete dare un'occhiata. In ogni caso questi deodoranti per me sono fantastici, costano una sciocchezza, profumazioni buonissime, possono essere anche utilizzati come profumini per il corpo, anche se in realtà durano quel che durano perché sono deodoranti, tengono bene, mi piacciono un casino. Poi, altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è stato la maschera peeling per i piedi, un prodotto fantastico, ve ne ho mostrato in un video recente dei prodotti finiti, mi è piaciuto tantissimo, applicate questa maschera, la togliete dopo circa un'oretta, sciacquate i piedi e poi nel giro di qualche giorno iniziano a spellare tipo serpente e dopo 5 giorni nella confezione, in realtà c'è scritto fino a 14 giorni, insomma i piedi vi si spellano per giorni, dopodiché piedi di fata. Un prodotto che adoro e che ho provato in varie mini taglie e adesso ho anche la confezione grande è la crema di Balea al Q10 con protezione 15, c'è tutta una linea al Q10, io ho provato solamente la crema viso che per me è adatta per l'inverno, assolutamente non per l'estate ma perché ho una pelle mista, è una crema che è straordinaria, costa poco e veramente molto molto buona, ve la consiglio. Poi altri prodotti che vi consiglio di Balea sono i gel mani, fantastici, i detergenti, insomma saponi liquidi per le mani, sono tutti buoni, varie profumazioni assortite, tra l'altro spesso ci sono edizioni limitate quindi trovate anche delle profumazioni un po' più particolari e vi consiglio anche gel doccia perché sono ottimi e anche qua hanno tante profumazioni disponibili, mi piacciono molto tutti, costano poco, addirittura alcuni meno di un euro, quindi da provare. Mi piacciono anche le mousse per la rasatura, ne ho provate tantissime, una vale l'altra, ci sono vari prezzi ma anche qua sono tutte validissime, in questo caso io ho questa qua al cioccolato che era una limited edition, mi piacciono molto, ci si rade bene, non ci si taglia, lasciano la pelle morbida e quindi straconsigliati. Altro prodotto che vi consiglio è... sono questi cerottini di Balea, sono dei dischetti antibrufoli con acido salicilico, sono 36 pezzi, costano pochissimo e funzionano da Dio, sono delle bustine così, praticamente sono degli adesivi trasparenti, tondi, voi quando avete il brufoletto lo mettete sopra il brufolo e andate a letto, il giorno dopo il brufolo è sparito. Io avevo l'altro giorno, pensavo di aver preso una botta sul naso perché mi faceva malissimo, in realtà era un brufolo che non era ancora uscito, si era formato nella notte questa bomba, ho messo questo, il giorno dopo non avevo più niente, quindi non so, a me funzionano tantissimo e ve li straconsiglio.
L'ultimo prodotto di Balà che voglio consigliarvi è la mousse detergente viso della linea Sensitive. Un'ottima mousse, mi piace tanto, delicata, lava bene, non brucia gli occhi e dura anche tanto perché le mousse durano parecchio. Quindi quello è un prodotto super consigliato. Poi vi volevo anche consigliare della Ebelin, è un altro marchio interno al DM che fa tutti accessori per il make up, per i capelli, gioiellini vari, accessori per il bagno, insomma spugne, spugnette, cose del genere. Vi consiglio assolutamente i Kleenex, costano poco, carine le confezioni, questa ad esempio è di carta riciclata come anche i tovaglioli, i fazzoletti, non graffiano il naso, sono morbidi, questa pagata mi sembra 80 centesimi, una cosa del genere, mi piacciono tanto, quando vado al DM li acquisto perché costano poco e sono validi. Poi vi consiglio anche i dischetti di cotone, se li utilizzate non sono male, costano poco. I pennelli per il trucco ne hanno una marea, anche qua io ne ho provati alcuni, non tutti, però in linea generale per il prezzo che hanno, secondo me sono buoni. Ed infine vi voglio consigliare sempre di Ebelin la spazzolina per pulire il viso, quella che costa meno, perché ce n'è anche un'altra che mi sembra costi sulle 3,50€, invece questa costa pochissimo, tipo 90 centesimi, 1 euro. Dura tantissimo, è delicata sul viso, lava benissimo e mi è piaciuta tantissimo, l'ho tenuta per tipo un anno e anche di più, poi mi è caduta in terra, l'ennesima caduta in terra devo dire, vabbè comunque mi si è frantumata, ma tanto era da cambiare, mi è piaciuta tantissimo e ve la straconsiglio se state cercando un qualcosa per appunto aiutarvi nella detersione, ma che sia un po' più duraturo magari di una spugna che appunto dura meno, si consuma prima, ecco. Bene, questi sono i prodotti che vi consiglio e vi sconsiglio. Non vi ho detto prodotti sconsigliati di Balea perché sinceramente io ci ho pensato tanto, non ne trovo. Cioè nel senso, Balea non mi paga, non mi manda prodotti, gradirei ma non è così. Però io ci ho pensato, non mi viene in mente niente da dire no questo no. Sono andata anche a vedere nel mio blog tutte le recensioni di tutti i prodotti che ho provato Balea per vedere se magari c'era qualcosa che avevo bocciato e che non mi ricordavo, e invece sono tutte recensioni positive, quindi di Balea io non vi sconsiglio niente. Ovviamente Balea non è naturale, alcune cose hanno buon inci, altre no. Però per quanto mi riguarda sono dei prodotti validissimi, mi piacciono indipendentemente dall'inci, quindi li acquisto perché costano poco e sono efficaci. Quindi questi erano appunto i miei consigli per andare al DM. Appunto fatemi sapere invece qual è il vostro prodotto preferito o il vostro prodotto super bocciato, scrivetemelo nei commenti che sono curiosissima di sapere anche le vostre opinioni. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!